Trovo che la liturgia durante il tempo di Natale da una parte dia il meglio di sé, dall'altra ci destabilizzi continuamente. Perché, come abbiamo avuto modo di riflettere in questo evento un po' particolare, un po' segnato da alcune nostre paure, incongruenze, fatiche, e come abbiamo detto ancora pochi giorni fa, l'altro ieri, nella celebrazione del Natale, in cui abbiamo provato a immaginarci com'è il Natale vero, quello autentico, quello che ci destabilizza, oggi, in questa domenica che sta sempre in mezzo fra Natale e Capodanno, non nascondo ancora di più uno sconcerto, perché, come forse saprete, questa è la domenica dedicata alla Santa Famiglia, cioè la Chiesa vuole, desidera, si auspica che le nostre comunità riflettano un po' su questa famiglia particolare, addirittura prendendola a modello delle nostre concrete famiglie. Non vi nascondo un po' di imbarazzo, anzi parecchio imbarazzo, perché ci rendiamo credo benissimo conto di quanto sia difficile, anzitutto perché questa è la famiglia più sconclusionata, sballata che si possa immaginare. Secondariamente perché di questi tempi parlare di famiglia è pericoloso. Abbiamo appena finito di celebrare un sinodo e sappiamo bene che razza di conflitti, di confronti, ed è bene che ci siano stati sui temi sensibili legati alla famiglia. Sappiamo anche dove sta portando un certo tipo di riflessione inclusiva rispetto alle coppie separate, risposate, o ancora di più rispetto al porsi il problema sul fatto che due persone dello stesso sesso possano essere considerate coppie. Insomma, un bel calderone. Io non mi ci metto perché proprio un po' mi scoraggio, ma quello che ancora di più devo dire, sto definendolo ancora in questi anni, mi mette imbarazzo è questa sorta di, l'ho definita sindrome del familismo che stiamo sperimentando all'interno della Chiesa, cioè un'attenzione che mi permetto di considerare esagerata rispetto a questa difesa della famiglia tradizionale. Attenzione, io penso che ci sia un progetto, ci sia un'idea, resto però un po' allibito perché siamo ancora lì a giocare di fioretto e invece il mondo ci ha asfaltati con una bomba nucleare. Leggevo l'altro giorno i dati per le coppie, per le famiglie: in 30 anni, in 40 anni in Italia si è passati al 20% dei matrimoni in chiesa. Come dire, noi siamo ancora lì che discettiamo di queste cose, in realtà il mondo va da tutta un'altra parte. Allora dobbiamo arrenderci a non dire nulla? No, non credo, però dobbiamo stare attenti da una parte a non lasciarci tirare nella rissa, dal mio punto di vista, e dall'altra a non far diventare della famiglia una specie di icona, di idolo, anche perché nel Vangelo, ho avuto più di una volta occasione di ribadirlo, non è la famiglia al centro, ma è il discepolato, che è più del clan, che è più della famiglia, che è più di ogni affetto, giunge a dire quel simpaticone di Gesù. Insomma, mi verrebbe da dire, stavolta Marco visita, lascio stare, meno male che c'è la parola di Dio che ci viene incontro e che invece ha molte cose interessanti da dire. La prima l'abbiamo letta, l'abbiamo sentita nella prima lettura, quando Anna, la mamma del profeta Samuele, torna indietro a ringraziare per aver avuto questo figlio. Lei che era sterile, la sterilità nella concezione ebraica era una gravissima punizione, per di più senza aver fatto utero in affitto o cose del genere, finalmente riesce ad avere un figlio. Ma la cosa interessante è che nella preghiera che abbiamo letto si vede chiaramente come questo figlio lei lo riconosca come un dono che va donato, non come qualcosa che gli dà identità, non come un diritto, non come una cosa sua, una cosa in cui si specchia. E pensate quanti temi la liturgia riesce a proporci. Ma è soprattutto nel Vangelo che facciamo un ulteriore salto di qualità. San Paolo ci ha ricordato come la famiglia in cui siamo dentro, cioè la paternità e la maternità, è anzitutto quella di Dio, ma è nel Vangelo che abbiamo veramente un salto, uno scarto, soprattutto il Vangelo che leggiamo quest'anno nell'anno di Luca, il Vangelo che ci racconta cioè di quando Gesù decide di fare finalmente il preadolescente. Il racconto lo conoscete tutti, è solo Luca che ce ne parla. Gesù a un certo punto, durante
un pellegrinaggio dei suoi genitori, della sua tribù a Gerusalemme, a un certo punto resta a Gerusalemme. Gli esegeti ci dicono una cosa molto importante, che probabilmente è un modo di dire di Luca per cui Gerusalemme ha un ruolo fondamentale nella storia di Gesù, quindi da subito lui vuole esserci, poi ci metterà, come dire, tutta la vita, tutto il ministero della vita pubblica per tornare a Gerusalemme. Ma quello che mi preme sottolineare è l'imbarazzo, è lo sconcerto, è l'incomprensione. Guardate, è la prima volta, è l'unica in cui si nota una così grande incomprensione fra Gesù e i suoi genitori. Lo trovano nel Tempio che sta discettando alla pari con i rabbini, in modo di dire che lui ne sa, e i suoi sono basiti, sono storditi dal dolore, dalla preoccupazione, mi metto nei loro panni, e dicono: perché ci hai fatto questo? Che è la tipica affermazione, il tipico rimprovero del genitore che non sa più che pesci prendere: perché mi hai fatto questo? E Gesù dà una risposta caustica: non sapete che mi devo occupare delle cose di Dio. Ecco, a me viene da dire che quest'anno, in questa festa della famiglia, che noi tendiamo, ripeto, un po' a esaltare, soprattutto, almeno parlo di me, io vedo questa famiglia così straordinaria, unica, questo modello stratosferico, poi vedo la mia famiglia che è dignitosa, per carità, ma che si dibatte fra mille incomprensioni, fra assestamenti, fra dinamiche a volte un po' di fatica, e mi sento in colpa, dico: ma come, questa super famiglia piena di Spirito Santo, io invece qui che mi arrabatto? Invece no, vedete, anche nella Santa Famiglia esistono delle dinamiche da migliorare, da purificare, da ricomprendere. E la dinamica è molto semplice: prima di ogni altra cosa c'è Dio. Cioè, la Chiesa ha il coraggio, da una parte, di difendere un modello di naturalità, di normalità, di dire un bambino è giusto che abbia un papà e una mamma, cioè, come dire, seguire il corso delle cose, ma dall'altra ricordare a tutti che nemmeno la famiglia può diventare un idolo, nemmeno la relazione, nemmeno la coppia, nemmeno la genitorialità, nemmeno l'avere dei figli. Prima, al di sopra, bisogna occuparsi delle cose di Dio. È sconcertante questo. Allora, come dico sempre, la famiglia di Nazareth non dobbiamo imitarla nelle relazioni orizzontali, che sono decisamente fuori dall'ordinario, ma in quelle verticali. Come dire, la famiglia di Nazareth ci richiama una cosa fondamentale, che Dio fisicamente era in mezzo a loro, gattonava per casa, e che una famiglia anch'essa è un'immagine, non è un fine, è una possibilità, non è la bacchetta magica, per cui alla fine creiamo delle relazioni in cui diamo tutto, ci aspettiamo tutto e poi restiamo delusi. Si rischia davvero di assolutizzare. Io so che non è molto popolare questo mio discorso, soprattutto fatto a dei fratelli nella fede, però ancora una volta la scrittura ci ribadisce una cosa forse poco romantica ma molto realistica, una cosa a volte addirittura negata dalla nostra predicazione, il nostro modo di sentire, che però è abbastanza chiara nei Vangeli. Anche la più bella comunione di relazione fra genitori e figli, fra persone che si amano, fra marito e moglie, è una realtà penultima, perché prima ci si occupa delle cose di Dio e in Lui si trova tutto, si trova anche la capacità di essere liberi per amare. Mi verrebbe da dire, lo so che è molto forte, ma è una cosa su cui sto riflettendo per me. Sapete qual è il modo migliore per far funzionare le nostre relazioni di coppia, le nostre relazioni di tra genitori e figli, tra figli e genitori? Occuparci della nostra anima, non di quella degli altri, della nostra, della mia. Cioè, quando io riesco a ricucire, ad approfondire, a dare ali a quest'anima, a questo Dio che nasce in me, allora in automatico il vedere le cose acquista una dimensione, non vengono assolutizzate. Quante ambiguità, lo dico con sofferenza, io colgo a volte anche fra noi cristiani, quando usiamo il concetto, la parola amore, l'amarsi, tutti noi vorremmo amare, però in realtà non sappiamo veramente come si fa, non sappiamo veramente come un amore rende liberi invece di aspettarsi qualcosa dall'altro.
al che non vuol dire nemmeno allora diventare come quei cattolici che fanno gli zerbini di tutti, insomma vedete un po' complesso, ma mi sembra che il messaggio di oggi, di questa domenica fra Natale e Capodanno, sia questo e sia molto semplice: cerchiamo anzitutto le cose di Dio, occupiamoci anzitutto delle cose del Padre, e vedrete che la nostra famiglia concreta, con tutte le sue incomprensioni, incongruenze, eccetera, eccetera, non è da leggere come un fallimento, ma al contrario, come l'opportunità per andare all'essenziale. Splendida domenica a tutti.